Ciao a tutti, ciuf ciuf iscritti e benvenuti in Erika nella nuova puntata di The Ferrero Cartoon Show. E oggi parliamo di gli scatenini e le due durate. Scatenini, scatena, la bici si avvincerà. È un film del 2007 prodotto da The Cartoon Family, le canzoni cantate da Cartoon Family, a partire dagli animatori fino alla Parastrike, e i personaggi 3D si distribuivano nelle mendine Kinder Ferrero nel periodo agosto-settembre 2007. Ma non so, vedremo. E il DVD, videogioco del cartone in primavera-inverno 2007. Va bene, adesso parliamo del film. Il film che... Questo film è brutto perché fa schifo. C'era una volta, in inizio, c'era questo cammello che si chiama Big Gob e viene accolto da una persona che assomiglia a me, che è il signore, che lui prende questa gemma per cazzaggio interno. Quando per voi guarda i tre scatenini, che sono questo bimbo con il basco idiota nonne, stato stregato dal gallo croccante felicemente, e il ragazzo, poi questa ragazza versione moderna, somiglia alla figlia di Picasso del 99, oppure Pasquale Canaiti, oppure l'assistente di Bray 2 con lo skate. E poi abbiamo Trotty, la mia preferita degli scatenini buoni, sexy come Gemma dei Magicanti e abile con la sua canzone. E loro sono accolti dalla principessa Daisy senza i guanti. È la prima volta che vediamo Daisy senza i guanti, ma lo guardiamo anche in Mario e Sonic ai giochi olimpici, che vediamo ancora Daisy senza i guanti. E la prima volta che vediamo Daisy senza i guanti è il film degli scatenini, che loro hanno dei poteri degli skate, cioè come i tre elementi dei magicanti: terra, acqua e erba, diverso, che gli scatenini sono delle creature magiche. E sì, la principessa Daisy, ma non so il nome vero di questa principessa, sexy, senza i guanti. E poi i due cattivoni vogliono che fa tirare tre bambini, tre ragazzini che abitano in città, che dicono che è un dinaro, che sono in escape. E qua abbiamo questo tizio con i capelli grigi, che assomiglia molto
a Bugs Bunny umanizzato, che è molto bello, bellissimo, io ti voglio tanto bene. Che faccia è questo catenino? Poi abbiamo quella scatenina cattiva, femmina, che non so il nome, ma è una bellissima ragazza. Anche se è un personaggio molto bruttissimo, che sono uscite nelle caramelle, nelle uova di Pasqua di merda. Oppure come la cattiva Lunes, quella cattiva, la cappa di cui abbiamo parlato. E che è brutta come le uova di Pasqua di Einstein da 320 grammi della Dolphin della Pasqua 2021, che lei è una cattivona. E poi abbiamo anche questo bullo piccolino, che si mette, che assomiglia molto a Maggie dei Magicanti, che è sempre, oh pavio, veramente, è umile. Sono stati accolti dai due cattivoni, da un cammello e da un nero, che poi per voi fare la sfida insieme, prendendo questi tre skate, dal potere dei skate degli scatenini che muovono a cazzo a togliello la loro ombra, e hanno fatto i poteri al contrario, per contrario contrari, e beh, per fare tutto quello che le contrari sono. Contrari. Che poteri vengono assorbiti da quei due cattivoni? E poi chissà, ce la faranno gli scatenini buoni e gli scatenini cattivi attirati dalla fortezza di Gianni? Attirati da quel cattivone Big Gob il cammello? Ce la faranno? Lo scoprirete guardando il film. È un film bruttissimo, pieno di merda, suspense, delle... Ma comunque è bello, mi piace solo Trotti, quella bambina zetti bellina che lo vuole sposare, che si odia Gemma, Big Gob e il tizio Bugs Bunny umanizzato. E basta. Brutto. Regia di Maurizio Forestiero ed è l'unico film dedicato di Daphne Ferro in CGI fatti dal computer, che fa ginosamente stile. Va bene, il gioco e il film lo potete guardare in descrizione. Iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete, commentate, e alla fine del video vi lascio un'immagine ufficiale con il video precedente di Tepeo Cartoon Show e la playlist di Tepeo Cartoon Show. Ci siamo quasi alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Tata di Te Ferrero Cartoon Show. Ciuf ciuf, ciao ciao. La canzone dei cattivoni. Sono strido sullo schietto e io non ho rivali. Una sfida sono pronto, tanto vincerò. Col mio set faccio dispetti in ogni direzione. Il mio nome sempre corre, non scordarlo mai. Non provare a dirmi che io tremo di paura. Sono bravo e trottolando tutti seguirò. I cattivi del deserto, non ci piacciono i gentili. Te che ha un grande cuore d'or. Siamo avidi, arroganti, presuntuosi, incompiziosi. Non ci piace l'erba verde, i ruscelli e tutti i fior. Noi vogliamo solo sapere far felice il nostro capo, che ci ricompenserà. Sono basso ma cattivo in modo smisurato. Il mio nome è una tempesta che fa Aureus. Sono l'unico cammello con cervello fino. Servitori di quel tappo che io chiamo boss. Noi diventeremo ricchi. Possediamo questa pietra che trasforma tutto in oro. Ma se non troviamo il tempio non ci serve.